Ah, la storia del libro, sì. C'è ancora tanta gente che ama il libro, oltre che con internet sono calate molte cose. Però qui, diciamo, la gente le piace frugare, piace fare i topi da libreria perché c'è tante cose da vedere. Ecco, così spesso trovano che magari qui quello che cercano da tanto tempo. Seguo i libri, sì, in modo particolare quelli di Steiner, e poi c'è un po' di tutto, filosofia soprattutto, ma anche tanta roba storica su Venezia. Li sceglievo perché adesso i giovani mi hanno mandato un po' in pensione, sono... Sì, la libreria si chiama Qualta perché mentre cercavo un nome da dargli, un mio amico che era vicino a me mi ha detto: attenzione perché lì è basso, ti arriva la Qualta. Ecco, giusto, te la chiamerò a Qualta, la libreria, visto che così ho fatto l'abbonamento praticamente. Ci sono una qualità di pesci che adesso non mi viene in mente, che addirittura entrano dentro in libreria. Bene, qui, in libreria stessa. Poi quando l'acqua si abbassa, là c'è una pozzanghera e quindi rimane un piccolo laghetto, rimane dell'acqua e che allora devo mandarli via, altrimenti rimangono soffocati fuori dall'acqua. Ho potuto fare un po' giocare, ho messo la gondola e tante altre cosette, vasche da bagno per l'utilità, per l'acqua alta e queste altre cose. Perché all'inizio non trovavo barche e gondole, allora ho capitato con un'occasione di acquistare 8 canoe, kayak. Allora ho usato quelle, le ho attaccate un po' in giro, così, arredo, decorazioni. La Qualta sì, e purtroppo viene all'improvviso. La Qualta a Venezia c'è sempre stata, fa parte di Venezia. C'era un amico che diceva che lui ha imparato a nuotare in cucina quando c'era la Qualta. La Qualta a novembre è stata eccezionale, 1,87 m, quindi si è alzata di parecchio, ci può essere fino qui. Ed era però 50 anni che non veniva così alta. Le eccezioni ci sono anche. E allora quando è così non si ha il tempo di organizzarsi. È stato difficoltoso perché mentre uno cercava di salvare i libri da una parte, dall'altra si bagnava, l'acqua saliva e si bagnava. È stato troppo veloce. È stata almeno mezz'ora, un'ora, no, era proprio questione di 5-10 minuti l'acqua saliva, tanto alta, e quindi si è salvato un po', ma il tanto no. Quindi sono stati tanti volontari che per buttare via questi libri ormai non recuperabili. Sì, hanno dato una buona mano. E c'erano due barconi, mi sembra, della Croce Rossa, prendevano tutti questi libri e li buttavano per queste barche che poi sono stati buttati via. Ma c'erano delle montagne di libri fuori dove si preparavano per essere buttati via.